Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo video di Grade 2. Ultimamente, come detto forse nel vlog che già dovrebbe essere online oppure spoiler, sono tornato un po' a giocare su Grade 2 e quindi ho detto ma perché non fare qualche video saltuario di Grade 2? Sto cercando di terminarlo, sono arrivato alla quinta stagione, mi mancano un pochettino di gare così del circuito VSR. Niente, lanciamoci. Allora, questo qua è un controtempo, io odio tanto i controtempo. Vediamo un po' allora. Qua allora abbiamo. Io allora io andrei o su bilanciato o su aderenza. Ecco, quest'ultima qua mi trovo abbastanza bene. Però questa back mono non la ricordo. Com'è che è come caratteristica? Un pochettino più pesante. Occhio, sì. Quindi ha un pochettino più di potenza, però ha meno velocità e meno no, accelerazione ha più accelerazione, meno velocità massima. Provo questa, la back mono, che non ho mai provato, quindi proviamo a vedere un attimo come si comporta qua. In realtà dice che la macchina più utilizzata è la Nissan Fairlady, ma no, è solo perché ci ho messo un sacco di volte, un sacco di tentativi per poterlo sbloccare. Fondamentale, se esci lento da una curva, potresti perdere tantissime posizioni. Lo so. Niente, iniziamo già benissimo. Allora, non conosco il circuito, quindi. Beh, no, in realtà su questo circuito sono già stato, ma non. Poi cambiano magari quelle due curve, allora. O iniziano un attimo più avanti e. E allora uno non si ricorda più niente. Spero che il volante non faccia troppo rumore. In realtà non è. Non dovrei. Gara è simile a quella degli altri. Prova ad accelerare un po'. Ah no, credo fosse là. Niente, mi sa che dobbiamo rifarla di brutto perché sta andando super mega malissimo. Ma vabbè. Allora, contro il tempo, per ora devo battere 1,41 come tempo. Vediamo un attimo. Allora, dobbiamo guidare un pochettino più aggressivi, eh. Porca miseria, dai, 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 ok, non siamo usciti, quindi ci può stare. Vai, 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 vai. E niente, 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 niente. Ma intanto abbiamo 3 giri per poter vedere di fare il tempo migliore del mondo. E anzi, dobbiamo farli per forza tutti e 3 i giri. No, questo di sicuro andrà malissimo. Siamo già tipo a 1,41 adesso, no? No, 1,20, Vincere gli vabbè. altri, continua così. Però se non stiamo ripigliando neanche quello là davanti, vuol dire che proprio come tempo non è che siamo messi così bene. Mi sa di no, siamo quasi a 1,40, ancora il traguardo non si vede. No, beh, non siamo andati così male, eh. 1,41 e 10. Però dobbiamo battere. Aia. No, il nostro è il migliore. Serio? Sì. Beh, dai, non così male allora. Credevo fossimo andati malissimo. Invece, quello davanti a noi ha fatto il tempo migliore. Poi noi gliel'abbiamo bruciato. Se non sbaglio. Cioè, poi voi che avete il video sotto mano potete rivedere un attimo. Qualche secondo fa, cosa è effettivamente successo? Ma mi è sembrato che si aggiornasse migliore. Al momento stai tenendo lo stesso passo degli altri. Come sto tenendo lo stesso passo degli altri? Guarda che l'ho preso. Ciao, è stato un piacere. Il problema è che nel secondo e terzo giro gli altri potrebbero fare un tempo ancora migliore. Quindi dobbiamo continuare a stare attenti a quello che è il miglior tempo. Il volante non fa tanto rumore tranne quando usciamo tipo fuori pista o roba del genere perché vibra tutto, c'è il force feedback attivo e quindi. Ah, errorissimo! Vediamo se riusciamo a. Ok, non perdere troppo. Sì, c'ho il flashback là, ma preferisco non bruciarmeli tutti subito perché potrebbero essere necessari. Dai, dai! Non è che stiamo andando così bene. Ecco, questa la facessi in derapata potrei ottenere un po' più di vantaggio, ma non sono tanto bravo con la derapata, nonostante Grade 2 sia praticamente tutto incentrato sul derapare.
perché è tutto molto più easy derapando, non so come mai, cioè è proprio impostato così, un po' sfatto, un po' strano. Dai, che forse facciamo anche meno di prima. Vai! 1,39 Veloce, non fartelo più scappare. e 96. Ottimo, abbiamo migliorato più di un secondo. E abbiamo fatto anche degli errori, quindi beh, difficoltà è difficoltà normale, se non sbaglio, non è che sia particolarmente complicata la cosa, anche perché io sono abbastanza nabbo a guidare. Quindi, no, beh, non a guidare in real life, ma a guidare nei giochi di guida, ecco. Che è tutta un'altra cosa rispetto a che guidare normalmente. Perché guidare normalmente non devi fare delle curve a gomito ai 100 km orari, ecco. Dai, ripigliamo questo, dai. Dai. No, porca miseria. Eh sì, qua sullo sterrato. Buonanotte. Ti costerà qualche secondo, ma puoi recuperare. Mi costerà qualche secondo, sì, guarda come è scappato avanti. Aia. Che testata che gli ho dato. Spero di non aver perso troppo tempo dandogli quella testata, perché abbiamo rallentato di... È vero che l'ho superato, ma perché abbiamo rallentato tutti e due con quel colpo là. Boh, per ora sono abbastanza tranquillo, ho provato due volte il miglior tempo, quindi non dovrei avere troppi problemi. Però non è detto che loro non mi brucino il miglior tempo adesso sull'ultimo giro, eh. Questo è malissimo, guarda. Sono già a 36 adesso, 37. No, faccio più di 41 sto giro qua, devo sperare che non facciano... Beh no, ok, ottimo, ottimo. Hanno tenuto il mio 39.963. Yeah, Sei adesso primo, dobbiamo ancora altre continua a due, vero? alzarti. Sarai il nemico numero uno in pista. Yes. Ah, nessuno dei miei amici ha fatto sta gara? Strano. Nissan Fairlady Z, ma ancora, non è che ho usato di più quella, è che ci ho messo 1000 volte per sbloccarla, quindi è ovvio che continuo a usare quella. Sì, ho saltato la parte iniziale del video trailer del mondo perché... Settore 2. Ma ultimamente mi si è buggato, continua a dire, con dei problemi nel settore 2, ma anche se la gara l'ho appena iniziata. Che Kaiser! Ah, qui c'era una brutta curva alla fine, però guardiamo quando Momento lo di frena gara. quello davanti. Benissimo, continua così. Ecco, ecco, perché qua c'è tutta sta curvona qua che... Se uno non fa attenzione arriva là tipo i 300 orari e poi dopo... Ciao, ninetta che... Ah, è Bruno Silva, il campione brasiliano. Aia! Vai, ok, non siamo usciti, per fortuna. E niente, oh no, ok, ci siamo tenuti in pista. 1,21 è per ora il best di Harrison Carter, che è il campione statunitense invece. Sotto della velocità media, devi accelerare. Qua di sotto la velocità media, sto ripigliando il tizio davanti. Cioè uno l'ho superato se non sbaglio, sì, sto pigliando anche quello davanti. Perché sto al di sotto della velocità media? Ah, però sono già quasi 1,21 effettivamente. No, guarda, sto Stai andando... guidando bene. No, beh, l'ho Devi fatto il accelerare. miglior tempo. Allora, che cosa dice che ho la velocità al di sotto della media? Vai, che pigliamo anche quello là davanti. Ok, magari non ha sta curva, lo pigliamo, però adesso lo pigliamo, eh. Ecco, un pochettino di derapata, non ci sta mai male. Ma me la sta gufando, eh. Ho detto non hai fatto errori, stavo per uscire di pista. Vai, recuperalo! Sui rettilinei stando in scia dovrei riuscire a recuperare un pochettino. Sì, guarda, ce l'abbiamo davanti. Aia. No, andiamogli addosso magari, ecco. Tanto adesso... Ecco, l'abbiamo passato. Sì, sto giro facciamo anche meglio di 1,19.
Ah, occhio. Vediamo dove è il traguardo. Non lo vedo dove è il traguardo. Ah, è qua. Giro veloce, 1.18.96. Siamo prossimo abbonati al 96, giro. eh. Dai, resta l'ultimo giro. Ma ce la facciamo di blu. Ah, tra l'altro c'ho il mio bel faccione sopra i tempi. Mi sa, eh. Me ne sono reso conto adesso. Che mi sa che avete il mio faccione sulla parte in alto a destra. Quindi vi sto coprendo il miglior tempo, peggior tempo, eccetera, eccetera. Forse era meglio coprire la velocità in basso a destra. E beh, ormai ho fatto metà dell'episodio così. Faccio che switch appena finiamo sta gara. Vuoi lasciarmi in pace, porca di una miseria? Allora, devo recuperare quello davanti piuttosto. A due sono là davanti, due insieme? Dai, recuperiamoli. Vai, 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 vai. Magari prima di finire il tracciato. Vai. No, non li pigliamo più. No, non li pigliamo più. Non sono arrivati. Però mi sa che. No, non lo faccio il migliore. L'abbiamo fatto il giro prima, il migliore. Vabbè, ci sta, dai. Allora, facciamo. Così. Dovrebbe essersi sistemato il mio faccione. Sei in testa alla Più classifica. Fai 20. di tutto per Ok, riportare il dai, siamo a traguardo. 40, abbiamo un buon distacco. Vetture possedute 54. Vittorie consecutive 41. Derapata più. Non sono un granché in derapata, è solo 147 metri, ma vabbè. Ah, questo è Dubai. Ogni curva di Yas Marina fa storia a sé. Yas Marina. Segui, mantieni la concentrazione. No, forse non è Dubai, ma vabbè, là è Medio Oriente. Sì, qua ha anche delle curve molto strane come percorso. Dovremmo fare molta attenzione. È tipo questa, mi sembra sempre che giri là, invece gira 2 km dopo. Questa anche. Aia, è brutta. No, lo stiamo perdendo. Di sto passo facciamo. Superiore agli altri, non mollare. Non mollare, ci provo. Che poi lo so che non serve a niente raggiungere l'altro. Basta semplicemente fare il. Aia, il tempo migliore. Solo che. Se l'altro ha un tempo medio e noi lo pigliamo, vuol dire che abbiamo fatto un tempo migliore del suo, ecco, un modo un pochettino più grezzo per stabilire. Aia, taglio curva. Infatti, sapevo. Ti frena di brutto quando ti becca il taglio curva. Però lo stiamo ripigliando. Vai, 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 vai. Ma è sempre Bruno Silva che abbiamo davanti. Dai, Bruno Silva. Eccolo, andato, dai. Aia. Vabbè, dai, niente di grave. Siamo tutti a posto. No, niente, è andata molto male. Non abbiamo. Aia. Di sicuro il miglior tempo. Dobbiamo andarci più aggressivi, porca miseria. E qua sbaglio sempre a frenare, freno prima della curva. Vai così, ok, mi sta piacendo di più come sto guidando sto giro, eh. Mi prendo un pochettino più di rischi, ma bisogna prenderseli perché sennò qua. Cioè. Aia! Ok, no, qua forse è meglio che usiamo il flashback perché sennò. E se
sì, forse ho rallentato troppo così, ma... guarda, mi starei pigliando. No, beh, dai, non è andata così male. Allora, adesso c'è la curva quella cattiva nel mondo. Taglio curva, ovvio. Niente, se mi ripiglia... No. No, ma stiamo andando malissimo. Cioè... Ho mezzo secondo di distacco dal miglior tempo. Terribile. Dobbiamo assolutamente... Ah, migliorare. Io qua credo sempre che la curva giri a sinistra, invece gira a destra. Mi illude, perché dico, ah, girerà ancora a sinistra. Invece no, va a destra e... Ciao. Quanto siamo? 1,30? No. Mi sa che... Sto giro niente. Sto giro dobbiamo rifare l'evento. E vabbè, se ci schiantiamo di brutto, magari anche no, eh. Stai aumentando il tuo ritmo di gara. Speriamo che sto aumentando. 43, 44, 45... Yes! Ma erano solo due giri? Forse sì, a sto punto. Non mi sembra di averne fatti tre. Grande prestazione, Ombra. Yes. Hai vinto la fase, così si fa. Posizione finale, primo. Yeah! Completato l'evento. Obiettivi completati zero. Non c'è nessun obiettivo da completare in sta roba qua. $22 milioni di fan, ottimo. Mi dà anche un premio. Scegli quella che preferisci e la provo a consegnare nel tuo garage. Allora, una Bugatti Veyron 16.4 Super Sport o una Koenigsegg Agera R. 4x4 non mi piace, però aderenza. No, sapete cosa faccio? Prendo questa, perché così poi la sfida per vincere la macchina mi è più facile con l'aderenza. Perché vedete, adesso c'è la sfida per vincere l'altra macchina. E poi c'è anche un evento promo. Che sponsor c'è questo? Resistenza Virgin Media. Ok, vabbè, magari ne faremo poi un altro episodio, non lo so. Io per oggi vi saluto, vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'aveste già fatto, ci vediamo prossimamente con un altro video, se vi piace il tipo di video fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.